Appassionati di basket, ben ritrovati a Senigallia al Palapanzini. Oggi la Golden Gas Senigallia affronta la Globo Basket Campli. È una giornata molto particolare per i colori biancorossi senigalliesi, perché qualche istante fa, dopo l'inno di Mameli, il presidente della Golden Gas, Claudio Moroni, ha premiato il capitano Mirko Pierantoni, perché oggi lo storico numero 5 biancorosso taglia il traguardo ed anche il record delle 400 presenze in maglia pallacanestro Senigallia. Ebbene sì, 400, un numero incredibile. Sembra ieri quando nel 2001 Mirko ha fatto il suo esordio in questo palasport. Tante cose sono cambiate, tanti successi. Oggi l'ovazione del pubblico e il ringraziamento speciale va tutto al nostro capitano. Ora torniamo subito sul parquet, perché oggi si gioca una gara molto importante, in quanto la Golden Gas affronta il Basket Campli, una neopromossa terribile che occupa attualmente la seconda posizione in campionato, seconda perché proprio Senigallia è riuscita a sconfiggere in una vera e propria impresa domenica scorsa in quel del Palarossini di Ancona la Sant'Eretto Falconara, rallentando la corsa degli uomini di coach Reggiani. Montegranaro, Campli e Sansevero ne hanno approfittato e ora queste quattro formazioni sono appaiate lì a distanza di due punti, con solo Montegranaro in testa. E oggi Senigallia è chiamata ad un'altra straordinaria impresa. Impresa tutt'altro che facile, vista la settimana dei ragazzi di coach Alessandro Valli, martoriati dagli infortuni. Michele Caverni con una borsite che gli ha creato più di un problema, si è allenato molto poco durante la settimana, problemi alla caviglia per Nicola Catalani in panchina e ovviamente in dubbio il suo impiego, qualche problema influenzale anche per Matteo Marinelli, che però parte nello starting five, e poi il lungo degente Andrea Barsanti con i soliti problemi alla mano. Tutto pronto per l'inizio di questa partita. Gli arbitri di oggi, ricordiamo, sono i signori Daniele Maniero di Venezia e Alessandro Vantini di Verona, duo arbitrale veneto quest'oggi. Primo possesso nelle mani del Basket Campli, con il numero 4 Montuori in cabina di regia. Ora Di Giulio Maria sotto canestro, si muove benissimo. Primi due punti per Cristian Di Giulio Maria, poi anche Onorio Petrazzuoli. Tanto Marinelli già dall'altra parte, riceve Gnaccarini, Gnaccarini contro Di Giulio Maria, palleggia Gnaccarini, esce dall'area dei 65, perde palla, ne approfitta Onorio Petrazzuoli che va in contropiede, si muove benissimo, realizza due punti. Ingenuità qui della Golden Gas Senigallia. 4-0 il parziale. E poi vediamo un altro volto noto da queste parti, Antonio Serroni. Tanto arresto e tiro di Maddaloni, bravo Marinelli a prendere il rimbalzo, si va ancora da Maddaloni. Pierantoni, arresto, tiro di Pierantoni, non va, rimbalzo lungo di Pasquinelli che è bravissimo a ricevere, poi alza una parabola, Micio Pasquinelli, un contributo importantissimo. Ora c'è Montuori in cabina di regia, riceve Serroni, si fa vedere dentro Fattori. Ora spazio per Petrazzuoli che spara tre punti, non va il rimbalzo di Maddaloni. Appunto lo starting five della formazione abruzzese è composto da Montuori, Petrazzuoli, Di Giulio Maria, Fattori, che qui commette fallo, ma anche se aveva compiuto una stoppata veramente bellissima, Serroni, Fattori, Petrazzuoli, Di Giulio Maria e Montuori. Allenatore è coach Piero Millina, vice allenatore Luca D'Angelo. La Golden Gas è scesa in campo con Pierantoni, Marinelli, Gnaccarini, Maddaloni, Pasquinelli, allenatore ovviamente coach Alessandro Valli. Ora si va subito in lunetta con due tiri liberi affidati a Sergio Maddaloni. Mette il primo punto per Sergio. Senigallia sotto di uno, pallone del pareggio per Maddaloni che si concentra, sbaglia, cortissimo il secondo, non va, 1-2 per lui. 4-3. E proprio Cristian Di Giulio Maria è l'uomo più atteso di questa giornata, è sicuramente il lungo più talentuoso di questo girone D. Ora spazio per sparare da tre punti di Giulio Maria, non va, il rimbalzo di
Pierantoni con l'aiuto di Gnaccarini. Ora Maddaloni, diciamo un giocatore storico che ha avuto anche esperienze importantissime con la nazionale maggiore, tanta Serie A per lui, non da ultimo la Snyder Udine. Oggi torna in Abruzzo per portare tutta la sua esperienza alla causa di questa neopromossa molto ambiziosa come Campli. Tanto c'è Montuori. Campli in una realtà molto piccola ma che vive di pallacanestro, tanta esperienza anche in categorie superiori per i ragazzi abruzzesi nel corso degli anni. Ora sono tornati ad un buon livello in Serie B, decisi a giocarsela fino all'ultimo nella griglia playoff. Ed è proprio Campli in avanti di Giulio Maria, riceve, ora la palla va a Serroni contro Pasquinelli, allarga per Petrazzuoli, dentro per Gio Fattori. Fattori cerca spazio, l'arresto e tiro di Fattori è bellissimo, non era facile ovviamente, completamente fuori equilibrio, ma il gesto tecnico di questo giocatore nativo di Cecina che ha vissuto nel 2005 la straordinaria esperienza con la nazionale Under 20 giocando un europeo in Russia. Ora tanto c'è Pasquinelli che forse chiede un po' troppo a se stesso, succede un po' di tutto, Senigallia mantiene. Pierantoni comunque riesce ad ottimizzare questo possesso che sembrava perso. Senigallia si era complicata un po' con la vita e per la prima volta in questa gara, ovviamente siamo soltanto a 3 minuti di gioco, Senigallia si porta avanti 5-4. Ora c'è Onore Petrazzuoli che si butta dentro, cerca spazio, scarica per Gio Fattori, serie di finte, poi la palla va fuori, controllo difettoso per Antonio Serroni che fa del tiro da tre punti, dell'atletismo sicuramente le due armi migliori, sono due componenti davvero incredibili per questo giocatore. Intanto c'è Marinelli, arresto, tiro di Marinelli che non va, il rimbalzo è di Giulio Maria che sfrutta tutti i suoi 210 centimetri. Ora è vasto, infrazione di passi, nonostante lo spazio che aveva a disposizione Petrazzuoli che non è affatto d'accordo con i direttori di gara. Regalo per la Golden Gas Senigallia. Maddaloni, sarà lui a tessere questa trama offensiva per i padroni di casa. Ora Maddaloni si allarga, lo controlla Petrazzuoli, cerca spazio Gnaccarini, viene seguito da Montuori. Gnaccarini non ha compagni nelle vicinanze, Marinelli prova a fargli incontro, gli porta il blocco, forse un po' in ritardo, comunque alza la parabola Gnaccarini, il tiro è forzato, non riesce, ma ora il possesso torna nelle mani di Bottioni. Bottioni, ancora lui, serie di finte, si butta dentro, la palla è fuori, l'ultimo ad aver toccato è un giocatore della Golden Gas. Erroneamente avevamo detto che Montuori era in campo, in realtà si tratta di Riccardo Bottioni con il numero 6. Rimessa in attacco in favore della formazione allenata da coach Piero Millina. Lo stesso Bottioni si incarica, si fa vedere Petrazzuoli, anche Serroni, di Giulio Maria, controllo difettoso, ne approfitta Marinelli, il più veloce di tutti. Ora Gnaccarini riceve Marinelli, vertice alto, esce dai blocchi Pasquinelli, riceve in qualche modo Pasquinelli, fischio arbitrale e c'è un fallo. Il fallo dovrebbe essere stato commesso da Onore Petrazzuoli ed è il primo fallo per lui. Rimessa in attacco in favore dei padroni di casa della Golden Gas Senigallia. Intanto Petrazzuoli va a spiegarsi con uno dei due direttori di gara. Possesso Senigallia. È sempre l'arbitro che ora va a parlare con la panchina di Campli. Toni abbastanza tranquilli fino a questo momento. Un buon numero di tifosi sono arrivati dall'Abruzzo, almeno una trentina, a seguire la formazione abruzzese, appunto. E anche i tifosi di Senigallia non fanno mancare mai il proprio affetto, soprattutto dopo la grande impresa di appena 7 giorni fa in quel di Ancona. Ora Petrazzuoli, Serroni,
ricerca di Giulio Maria, sbaglia però il passaggio, ingenuità. Maddaloni è bravo, è attento e ne approfitta, ruba palla. Maddaloni cerca spazio dentro per Pierantoni. Grandissima giocata del capitano. Due punti per Mirko Pierantoni, miglior realizzatore della gara finora con 4 punti. Ora Gio Fattori, arresto, tiro di Gio Fattori, realizza, botta e risposta immediato. Risponde presente Campli con il talento dell'ala grande nativa di Cecina, stato qui con qualche difficoltà nel controllo. Ora Petrazzuoli si muove molto bene e improvvisamente si torna a segnare con Campli che torna avanti di 1. Ora Maddaloni nel traffico scarica fuori, ma il gioco era stato fermato qualche istante prima. E fuori Marinelli, che come ricordato in precedenza non è al top della condizione, ha avuto qualche problema, qualche sintomo influenzale. Al suo posto Mike Bertoni, quindi oggi le rotazioni di coach Valli sono ridotte all'osso. Pasquinelli, arresto e tiro di Pasquinelli, il pallone non tocca neanche il ferro. Ora c'è Bottioni che arresto, tiro di Bottioni, realizza 2 punti, più 3 per il basket Campli. Riceve intanto Bertoni, Maddaloni cerca di sfruttare il blocco del numero 10 biancorosso. Maddaloni è ancora lui in possesso, si ferma, poi Pierantoni spara da 3 punti, il capitano non va, poi c'è Bertoni che si avventa, però l'ultimo tocco è il suo, quindi sospensione richiesta dalla Golden Gas Senigallia a 3 minuti 50 dalla fine di questo primo quarto di gioco. E andiamo a dare un'occhiata ai tabellini, in quanto Petrazzuoli e Pierantoni sono i due giocatori che hanno segnato di più fino a questo momento, 4 punti a testa, 2 punti per Fattori, 2 punti per Cristian Di Giulio Maria, 2 punti per Bottioni, mentre per Senigallia ai 4 di Pierantoni si aggiungono i 2 punti di Pasquinelli ed 1 punto, 1 su 2 dalla lunetta per Sergio Maddaloni. E proprio a proposito di queste difficoltà di rotazione, coach Valli ha preferito andare a pescare dal settore giovanile ed oggi fa un certo effetto vedere tra i 10 in panchina Edoardo Del Cadia, il figlio dell'indimenticato Chief Danilo, protagonista proprio con la maglia della Golden Gas Senigallia alcuni anni fa. Oggi Edoardo è in panchina per come debutto assoluto stagionale tra i grandi, per così dire, e chissà se Edoardo riuscirà a ripetere quanto di buono fatto da papà Danilo. Glielo auguriamo, insomma, però per essere così giovane e essere già in prima squadra è una bellissima soddisfazione. Torniamo ora sul parquet con la sfida tra Gnaccherini e Bottioni. La palla va ancora fuori dai 6,75, poi c'è l'errore, si addormenta un po' la difesa senigallese. L'ultimo tocco è di un giocatore di Campli. Bravo Bertoni, bravo e reattivo Bertoni ad andare su questo pallone, ma era un imbalzo sicuramente più facile da controllare di quanto poteva sembrare. Comunque il possesso rimane nelle mani della formazione di casa. Ora c'è Pierantoni, vertice alto, arriva Gnaccherini, seguito sempre costantemente da Bottioni, fermo il palleggio, poi bello il dai vai con Mirko Pierantoni, arresto e tiro di Gnaccherini. Gran giocata di Marco Gnaccherini che realizza i primi 2 punti della sua gara. Ora Di Giulio Maria usa il fisico ed esperienza, gran giocata di Cristian Di Giulio Maria. Il pubblico non gradisce non tanto la schiacciata ma il contatto precedente con Mike Bertoni. Ovviamente Di Giulio Maria sa come far canestro, sa sfruttare la propria altezza, i propri centimetri. Tanto qui il miracolo di Pasquinelli che si avventa su un pallone dato per perso.
Ancora Maddaloni, non si fida di tirare subito, fa un passettino indietro, il tiro è corto, recapitato comunque a Pierantoni, prende un rimbalzo Pierantoni, forse c'è qualche fallo, comunque riesce Pierantoni nel traffico a realizzare 6 punti per il capitano fino a questo momento. Ora dall'altra parte ancora Campli con Fattori, botta e risposta, continuo, avanti di 3 la formazione abruzzese. Ora c'è Maddaloni, serie di finte di Maddaloni, bello il taglio fuori per Gnaccarini, ora Bertoni è chiuso, si torna da Gnaccarini, 11 secondi a disposizione per chiudere questa transizione offensiva, resto tiro di Marco Gnaccarini! 2 punti in arresto e tiro per Marco Gnaccarini, meno 1 Senigallia ad 1.54, ora Di Giulio Maria, vertice alto, non sa bene come disfarsi il pallone, ha troppo spazio per tirare, il rimbalzo è di Mirko Pierantoni, ora Maddaloni riceve, a spazio, si butta dentro Maddaloni, che giocata! Sergio Maddaloni! Gran giocata di Maddaloni! E Senigallia torna avanti, partita molto equilibrata fino a questo momento, 15-14, il parziale a 1 minuto e 24 dalla fine del primo periodo, ora c'è ancora Fattori, Bottioni, dentro per Di Giulio Maria, nel traffico Di Giulio Maria appoggia, 2 punti Cristian Di Giulio Maria, è già a quota 6 Di Giulio come è conosciuto in gran parte dello stivale, questo talentuosissimo centro che nonostante gli anni che avanzano sa fare ancora la differenza a questi livelli, e come se la fa, uno dei migliori rimbalzisti. Anche qui Gnaccarini e Pierantoni non si intendono, chiedeva una spinta a Pierantoni ma non, nulla di fatto. Intanto fuori Di Giulio Maria, dentro Mirone con il numero 44 e possesso nelle mani di Campi che a meno di un minuto dalla fine del primo quarto può allungare. Ora Bottioni, palleggia Bottioni, ha spazio per sparare da 3 punti, buona la soluzione di Bottioni, se la sente e la realizza Bottioni, ma il tiro è da 2 punti, aveva evidentemente sorpassato l'arco dei 6.75 il numero 6 della formazione di coach Piero Millina. Ora nel traffico Gnaccarini sbaglia, poi succede un po' di tutto nel traffico, il possesso comunque rimane nelle mani della compagine in maglia rossa. Ora Onorio Petrazzuoli allarga per Fattori, dentro esagera, quindi un po' troppo a se stesso, non capisce Mirone cosa volesse fare il compagno, in effetti la visione di gioco di Fattori è qualcosa di davvero importante e non tutti ovviamente hanno la facilità, la sua facilità nel seguire. Qui c'è forse un fallo, Maddaloni sparacchia, poi c'è un fallo oggettivamente, qui gli arbitri hanno commesso un errore perché il fallo era su Maddaloni sicuramente, non c'erano dubbi, proprio in prossimità della tribuna il contatto è stato probabilmente fortuito, casuale quantomeno, Pierantoni va a spiegarsi, comunque il fallo e il possesso soprattutto è affidato a Campli che ha neanche un secondo a disposizione, vediamo che cosa riusciranno a fare, però una scelta arbitrale insomma rivedibile, soprattutto perché il passaggio di Maddaloni era un passaggio che non aveva alcun tipo di pretese alla cieca, Pierantoni non l'avrebbe mai controllato, fischiare un fallo così insomma rischia di innervosire gli animi non poco, il pubblico si sta innervosendo. ...15-18 il parziale. Bellissimo il tiro di Bottioni, veramente bello il gesto atletico in una frazione di secondo, ovviamente non era, era proibitivo, e finisce qui il primo quarto sul 15-18 in favore di Campli. Tutto è pronto per riprendere con il secondo quarto, un primo periodo all'insegna del totale equilibrio con le due squadre che si sono
sorpassate l'un l'altra per in più di un'occasione. Ora è Campli a condurre avanti di 3 punti. Finale di quarto un po' teso, con qualche scelta arbitrale rivedibile. Speriamo che il duo arbitrale veneto di quest'oggi riesca a controllare senza troppi patemi questo match, che vede tantissime persone al Palapanzini sulle ali dell'entusiasmo della bellissima vittoria di domenica scorsa ad Ancona contro il Falconaro, ovviamente. Ora Gnaccherini in possesso, cerca spazio Gnaccherini, va da Pasquinelli, riceve Pasquinelli, serie di finte, si butta dentro Pierantoni. Ora Gnaccherini ha spazio per sparare da 3 punti, ma non va. L'ultimo tocco è di Pierantoni. No, è di un giocatore di Campli, scusate, è di un giocatore di Campli. Quindi possesso con 14 secondi a disposizione in favore della Golden Gas Senigallia. Rimessa affidata a Micio Pasquinelli. Maddaloni, serve finta di Maddaloni nel traffico, bello lo scarico per Pasquinelli. E poi c'è, ha calpestato la linea di fondo, quindi possesso nelle mani di Campli, che può incrementare il proprio risicatissimo margine di vantaggio. Ora Bottioni si butta in mezzo, bello il taglio fuori per Mirone, poi c'è il fallo in attacco e c'è anche un fallo tecnico a Bottioni. Nel frattempo, secondo di squadra, polemizza Bottioni, dovrebbe entrare Montuori al posto di Bottioni. Non l'ha presa benissimo il numero 6 della formazione di coach Lillina. Il pubblico si arrabbia, si concentra Gnaccherini, sbaglia Gnaccherini, peccato, un'occasione per accorciare, andata in fumo. Bottioni ancora smaltito l'arrabbiatura, un po' fiscale l'arbitro qui che fa ripetere la rimessa. Bertoni riceve, non sembrava comunque la protesta di Bottioni particolarmente accesa, insomma, dopo ovviamente in campo ci stanno i giocatori e il direttore di gara, e il direttore di gara. Quindi, però, ecco, la reazione di Bottioni non è sembrata fuori misura, ecco, questo tutto qua. Si è arrabbiato, il fallo tecnico è arrivato immediatamente. Il fallo tecnico poi non portato a casa dalla Golden Gas, che spreca sia il tiro libero aggiuntivo che l'eventuale azione con il fallo di Bertoni. E ora il possesso torna nelle mani del basket Campli, con Fattori che si muove benissimo. Fattori. Gran giocata, 6 punti per lui. Ora Maddaloni ha spazio, cerca di buttarsi dentro, Mirone lo controlla, Bertoni fuori per Caverni, lui non in ottima forma, Michele Caverni, ma quando conta Caverni c'è sempre. Al di là di tutto, Michele Caverni porta sempre il suo mattoncino alla causa. E chissà che l'ingresso in campo di Michele non possa dare ancora più sprint alla causa biancorossa. Tanto Mirone qui chiede un po' troppo a se stesso. Caverni apre, che giocata! Mamma mia! Caverni! Che giocata! Sull'asse Maddaloni, Caverni per Antoni, canestro valido, tiro aggiuntivo. Mamma mia! Che giocata! E il pubblico si scalda, e come si scalda con Senigallia che ha per le mani la palla del pareggio. Superazione, velocissimo Caverni nello scaricare a Pierantoni, che non ci pensa su due volte ad appoggiare e a prendersi anche il fallo. Il fallo di Serroni è il primo fallo per lui. Tiro aggiuntivo per Mirko Pierantoni, il capitano, che ricordiamo oggi taglia il traguardo delle 400 presenze in maglia pallacanestro Senigallia. Va Pierantoni, 9 punti per il capitano. Ora c'è Montuori in cabina di regia. Montuori controllato da Gnaccherini, cambio
marcatura. Serroni, arresto, tiro di Serroni, non va, rimbalzo di Maddaloni, preziosissimo l'apporto di Sergio a rimbalzo come sempre. Ora scarica per Pierantoni, spazio da tre punti e va! Tripla Pierantoni! Contro sorpasso Senigallia, 6 punti consecutivi del capitano. Ora Montuori, ancora lui, fuori per Serroni. Cristian Di Giulio Maria che è rientrato in campo, palla fuori per Petrazzuoli, spalla canestro contro Maddaloni. Petrazzuoli, serie di finte, bellissima giocata di Petrazzuoli. Petrazzuoli, gran giocata di Onorio Petrazzuoli, veramente bravo. 6 punti anche per il numero 13 della formazione di coach Millina. Ora Iaccarini, fuori per Maddaloni, non si fida di tirare, Petrazzuoli è già su di lui, si fa vedere Pierantoni che gli porta il blocco. Montuori già su Maddaloni, ora c'è Caverni, cerca spazio dentro, passaggio non facile per Maddaloni, Pierantoni nel traffico che comunque deve forzare, e il possesso torna nelle mani della formazione in maglia rossa. Ora pallone per Fattori, Bertoni lo controlla, Gio Fattori usa il fisico, non c'è fallo, ci sono i 2 punti di Fattori. Bella giocata di Gio Fattori contro sorpasso Campli, 23-24. Maddaloni cerca spazio, lo controlla di Giulio Maria, arresto tiro di Maddaloni nel traffico e poi c'è il fallo di Fattori su Pierantoni. È il primo fallo per il giocatore di Cecina. Continua la girandola di cambi, entra Duranti al posto di Petrazzuoli, fuori Iaccarini, dentro Pasquinelli per la Golden Gas. Quindi presumibilmente sarà Michele Caverni a dettare i ritmi di gioco in cabina di regia. Bellissimo intanto il taglio, Maddaloni, ancora una volta è nato tutto dal genio di Michele Caverni. Ora Montuori, bello il taglio per Di Giulio Maria che va a schiacciare Cristian Di Giulio Maria. Altri 2 punti per il lungo, ma bellissimo lo spunto di Montuori. Ora Maddaloni, forse c'è un fallo, ma è bravissimo a scaricare per Pierantoni! Triplo Pierantoni! Altra bomba del capitano. E sono già 9 in questo quarto. Poi qui c'è Fattori che forse qui usa un po' troppo il fisico. È infrazione di passi di Fattori. Il pubblico di Campli si infuria. E qui forse. Si esagera un po'. C'è un po' di nervosismo di troppo negli spalti. Caverni, torniamo al parquet che è meglio forse. Ora Caverni in cabina di regia, riceve Pasquinelli. Pasquinelli nel traffico, scarica per Maddaloni. Caverni ancora lui, alza la parabola e se la sente Michi Caverni, 4 punti per lui. E Senigallia avanti di 4, massimo vantaggio fino a questo momento della formazione allenata da coach Valli. Ora Duranti ha spazio per sparare da 3 punti e la mette. Duranti, tripla. Meno 1, partita veramente molto bella. Caverni, pallone per Pasquinelli, Pierantoni, infrazione di passi di Pierantoni. Esce il numero 17. Intanto esce Serroni. Ed è entrato col numero 16 David Petrucci. Il cambio viene effettuato proprio in questo momento, rimessa per Campli dopo l'infrazione di passi di coach, sì, scusate, di Mirko Pierantoni. Intanto Montuori contro Caverni, lo controlla Michele Caverni, arresto e tiro di Montuori,
il tiro troppo forte, ma Duranti è velocissimo ed è anche molto bravo ad avventarsi su questo pallone. Poi scambio con Petrucci, ora Fattori, Bertoni gli si fa incontro, ancora Duranti, serve di finta, si butta dentro il giocatore di Campli, bello lo scarico per Petrucci, il resto tiro a fil di sedere, non va. Poi Di Giulio Maria con tutti i suoi centimetri va ad inventarsi questo appoggio, poi Duranti corregge, due punti per Duranti. Bruno Duranti con il numero 9, sono i primi due punti della sua gara. Ora Maddaloni che riceve da Pierantoni, Maddaloni non trova il ritorno da parte di Pierantoni, arresto e tiro di Bertoni, rimbalzo di Pierantoni, scarica per Pasquinelli, Maddaloni nel traffico e va Maddaloni, la specialità della casa, il tiro cadendo all'indietro e di Sergio Maddaloni, altri due punti per lui. Intanto c'è Petrucci, primi due punti della gara anche per il numero 16 David Petrucci, si segna molto in questa fase di gioco. Ora Caverni nel traffico cerca di scaricare per Maddaloni che ha spazio per sparare da tre punti e non va, poi rimbalzo lungo e ancora nelle mani di Maddaloni, che giocata, no look dietro la schiena, poi Pierantoni, due punti per il capitano, sempre più uno Golden Gas, poi Fattori nel traffico sbaglia e poi qui c'è un altro contatto abbastanza duro e qui il contatto è stato evidentissimo, l'arbitro a due passi. Cambia dopo, cambia, scende tanto fuori Fattori, dentro Petrazzuoli, dentro Niaccarini e Marinelli, fuori Pierantoni e Maddaloni. Il numero 5 Pierantoni, il numero 11 Maddaloni. 3:06 dalla fine di questo secondo quarto, con Campi andata in tornata in vantaggio, forse l'azione di Fattori quest'ultima, c'era un fallo sicuramente non visto dagli arbitri, sembrava almeno così da questa posizione. Comunque si continua a giocare, Caverni riceve da Pasquinelli, Caverni ancora lui difficoltà nel controllo, alza Caverni, va Caverni, sesto punto per Michele. Ora Montuori in cabina di regia, riceve Petrucci, Di Giulio Maria non lo marcano nel tiro da tre punti, si va da Montuori, Montuori ancora lui cerca spazio, cerca un compagno, vede Petrazzuoli dentro, poi c'è Di Giulio Maria accerchiato, sbaglia. Ora c'è Caverni, ancora lui, si ingaglia con Niaccarini dall'altra parte che spara da tre, non va, il rimbalzo di Bruno Duranti. Ora Montuori, ancora lui, supera la metà campo, Montuori predica calma il numero 4, bello il pallone dentro per Di Giulio Maria nel traffico e poi c'è il fallo di Marinelli a quanto sembra, vediamo un po'. Sì, il fallo dovrebbe essere di Marinelli perché Di Giulio Maria è lunetta. Sbaglia il primo, sbaglia il primo Di Giulio Maria, mette il secondo, 1-2 per Cristian Di Giulio Maria, che comunque sia è sempre un fattore Cristian in questi frangenti, in queste partite, la sua esperienza è qualcosa di davvero determinante, è un giocatore totale a qualunque livello, figuriamoci in un campionato come questo. Rimbalzi, difesa, attacco, insieme a Fattori probabilmente forma una delle coppie più temibili di questo girone D. Poi qui c'è il pallone proprio di Giulio Maria messo in mezzo, probabilmente con un po' di sufficienza.
c'è il fallo tecnico a Petrazzuoli. Intanto Di Giulio Maria va a spiegarsi, non si è capito bene che cosa sia accaduto in questo frangente. Comunque il pubblico si scalda. Vi spiego perché non si è capito bene, perché Di Giulio Maria stava protestando, ma il fallo tecnico è stato fischiato al numero 13 Petrazzuoli, quindi evidentemente sono volate parole tra lui e l'arbitro. Intanto Iaccarini realizza il libero aggiuntivo ed entra Nicola Catalani al posto di Bertoni. Evidentemente Nicola ha superato il problema alla caviglia, almeno in maniera parziale, e speriamo che porti il suo contributo. Ovviamente Nicola avrà avuto qualche difficoltà in settimana anche negli allenamenti, ma l'importante è vederlo correre in campo come sempre. Ora Gnaccarini, serie di palleggi, allarga per Catalani che spara da tre punti, non va la bomba di Nicola Catalani. Duranti prende il rimbalzo e lo affida a Montuori. Palleggia Montuori, Cavani lo aspetta, esce dai blocchi Petrucci. Petrazzuoli, ancora lui, cerca spazio, è proprio in prossimità dell'arco. Arresto, tiro di Petrazzuoli, corto, Marinelli a rimbalzo. Ora Gnaccarini che riceve, è già dall'altra parte, prova ad accennare un contropiede, non riesce, la difesa di Campi è già tutta schierata. E poi il Caverni saggiamente preferisce far carambolare il pallone sul corpo di un avversario e conquistare con 16 secondi ancora a disposizione la rimessa in attacco. E Caverni a battere questo, a gestire questo possesso. Ora Pasquinelli esce dai blocchi e la mette! Pasquinelli! Va! Quinto punto per Micio Pasquinelli. Senigallia avanti di 4, 19 secondi. Ovviamente il numero 4 Montuori gioca con il cronometro, aspetta saggiamente i compagni. Vediamo un po' cosa succede. Forse farà un po' da solo, invece preferisce andare da Petrucci, che comunque è bravo a prendersi un fallo fuori dall'arco dei 6,75. Allora, numero 12 Caverni, primo fallo. Terza di squadra. Il primo fallo per Caverni, ma bravo Petrucci a conquistarsi questo fallo in fase di esecuzione di un tiro da tre punti, fuori equilibrio. Ha ottimizzato sicuramente questo possesso Campi. Bravo Montuori a gestire e Petrucci a trovare questa soluzione. Sbaglia il primo però. Mette il secondo, 1-2. Terzo tiro libero a disposizione di David Petrucci. E 2-3 per lui. Intanto c'è una sospensione. Sospensione richiesta da Campi. Da Campi. E dopo il time out chiesto da coach Millina si riprenderà con soli 3 secondi a disposizione della Golden Gas per rimettere in gioco questo possesso sul punteggio di 40-38. Siamo a metà gara, a breve il fischio finale, il fischio del secondo periodo. Gnaccarini, riceve Gnaccarini, un secondo. Alza la parabola Gnaccarini, ovviamente proibitivo il tiro. Finisce qui il secondo periodo. 40 punti per la Golden Gas Senigallia, 38 Campi. A risentirci tra qualche minuto. Tutto è pronto per riprendere
il gioco dopo i primi due quarti all'insegna dell'equilibrio tra Golden Gas Senigallia e il Basket Camp. Il punteggio parziale è fermo sul 40-38 in favore dei padroni di casa. E prima dell'inizio del terzo periodo è venuto a farci visita nella nostra postazione il giornalista del Resto del Carlino e di Senigallia Notizie Sport, Andrea Pongetti, al quale chiediamo un'opinione su questi primi due quarti di gioco. Sì, un saluto a tutti. Beh, direi una partita costantemente nei primi 20 minuti sui binari dell'equilibrio, con un Campli reduce da 5 vittorie consecutive ed una Golden Gas che, nonostante gravi assenze, non solo quella di Barsanti oggi, ma ci sono anche Catalani, Caverni e Marinelli debilitati da una settimana di acciacchi di vario tipo, una Golden Gas, dicevo, che ancora una volta al Palapanzini riesce a giocare alla pari contro una delle sicure big di questo campionato. 40-38 all'intervallo, nessuna delle due squadre è riuscita fino a questo momento a prendere il sopravvento. Continui sorpassi e controsorpassi. Vedremo, ecco, nel terzo e nel quarto quarto se i biancorossi riusciranno a reggere, grazie anche alla grande prestazione di Capitan Pierantoni, premiato oggi per le 400 presenze in maglia Golden Gas. Una Golden Gas che comunque ha disputato ancora una volta due quarti di grande orgoglio, ma direi anche di buon gioco contro un avversario che ha giocatori come Di Giulio Maria e Fattori che stanno dimostrando di valere indubbiamente ben più di una Serie B. Grazie mille Andrea, scopriremo tutto questo nel corso dei prossimi due quarti di gioco, vedremo se Senigallia riuscirà a mettere in campo quanto di buono fatto finora e a resistere nonostante, come ricordava appunto Andrea Pongetti, le tante problematiche a livello fisico e una panchina oggettivamente più corta del solito. E nel frattempo si è ripreso a giocare con Duranti, che realizza subito due punti in entrata e quindi ancor più equilibrio se possibile, 40 pari. Una sfida sicuramente entusiasmante tra due squadre top di questo girone D. Ora c'è Maddaloni che spara da tre punti e realizza una bomba importantissima. Sergio Maddaloni che raggiunge la doppia cifra. Quando c'è un fallo in attacco, dovrebbe essere stato Duranti ad averlo commesso. Ricordiamo che è a 12 punti il capitano, numero 11 Maddaloni, mentre Pierantoni è a quota 17 punti. Senigallia avanti di 3. Speriamo che insomma gli arbitri riescano a mantenere correttezza in campo senza isterismi o nervosismi di alcun tipo. Tanto qui Maddaloni si dimentica la palla in fase di terzo tempo. Possesso recuperato dal Basket Campli. Fattori, anche lui nel traffico, si gira benissimo, poi la conclusione non trova il fondo del secchiello. Gnaccarini, Pierantoni si fa vedere, Gnaccarini, ancora lui, c'è Pierantoni, il passaggio è pessimo in qualche modo, però il capitano se la sente, piedi per terra, la mette Capitan Pierantoni, ventello per lui, e Senigallia raggiunge anche il suo massimo vantaggio, più 6. Giulio Maria contro Marinelli. Giulio Maria, pallone per Duranti, che è stato bravissimo a seguire l'azione e ad appoggiare due punti. Duranti è il quarto punto in questo terzo periodo di gioco per Bruno Duranti e quindi sono 9 totali per lui. Ora Caverni, ancora lui, possesso di Caverni contro di Giulio Maria, mismatch, frenata e porta a scuola di Giulio Maria, non è da tutti, Caverni, che giocata del ragazzino scuola VL, che manda fuori giri un certo Christian di Giulio Maria. Complimenti davvero a Michele Caverni, autore di 8 punti fino a questo momento. Ora Maddaloni prova ad ostacolarlo, Montuori, bravo Montuori a non commettere fallo. Ora c'è Di Giulio Maria che prende in consegna Maddaloni, scarica per Gnaccarini, ancora lui, cerca spazio, Fattori gli si fa incontro, poi dall'altra parte per Maddaloni, arresto, tiro di Maddaloni, che sfortuna, ferro fuori, peccato, era un tiro ben costruito quello di Sergio Maddaloni. Ora
e Campli che gestisce questa transizione offensiva. E c'è un fischio arbitrale, vediamo, dovrebbe esserci stata un'infrazione commessa dal capitano Pierantoni. Sì, è così, è il secondo fallo per il capitano, un fallo abbastanza evidente. Si è disinteressato del pallone colpendo l'avversario, ovviamente in maniera del tutto involontaria. Ora possesso in avanti, per, in attacco per il basket Campli, con Cristian Di Giulio Maria che cerca un compagno nelle vicinanze, poi decide di mettersi in proprio, usa tutto il fisico e poi c'è il fallo di Marinelli. Bravo Di Giulio Maria qui, di esperienza ad usare il fisico, buttarsi dentro. Ed ovviamente quando un giocatore come Di Giulio Maria si muove dalle parti del pitturato avversario, c'è da tremare, perché è un giocatore, come detto, che sposta nettamente gli equilibri di qualunque campionato, figuriamoci della Serie B. Di Giulio Maria intanto realizza il primo tiro libero a sua disposizione. Ancora il numero 10, 2 su 2 per lui. E torna a meno 4 Campli. Brutte notizie per la Golden Gas, sono il terzo fallo di Matteo Marinelli ed anche il secondo di Pierantoni. Quindi con una panchina piuttosto corta bisogna stare molto molto attenti a controllare la situazione falli. Tanto qui c'è un passaggio abbastanza avventuroso di Gnaccarini, poi c'è Pierantoni che ha spazio per sparare da tre punti. Marinelli prende il rimbalzo, Gnaccarini se la... bellissimo il passaggio, che giocata sull'asse Gnaccarini-Marinelli, che sembra non sentire il peso dei tre falli con ancora più di un quarto e mezzo da giocare. Duranti si fa vedere, la palla comunque rimane nelle mani di Fattori che la perde, c'è Pierantoni su di lui, arresto, tiro, se la sente e realizza due punti meravigliosi Gio Fattori. Che giocata dell'ala grande toscana, bravo davvero nonostante la marcatura di Pierantoni. Tanto qui c'è Gnaccarini che viene dimenticato dalla difesa avversaria e il pubblico si fa sentire. Senigallia la sta giocando con il cuore, con l'orgoglio, contro una formazione davvero davvero temibile come Campli. Ora c'è Di Giulio Maria nel traffico, c'è il fallo che dovrebbe essere stato commesso da Marinelli. Quarto fallo del numero 6 Marinelli. Sì, è il quarto fallo di Marinelli e adesso più che mai serve un cambio. Dentro tanto Serroni al posto di Petrucci dalla parte dei nostri avversari. Entra Catalani, esce Marinelli. E questo è un grave deficit per la compagine allenata da coach Alessandro Valli. Quattro falli per Marinelli, due per Pierantoni. Dall'altra parte tre per Bottioni e due falli per il numero 13 Petrazzuoli. Le situazioni ovviamente più importanti per quanto riguarda il tabellone dei falli. Qui intanto c'è un'infrazione commessa da parte di Cristian Giulio Maria, che non commette fallo ma commette infrazione di passi proprio a fil di sirena. Non è d'accordo il lungo della formazione di coach Piero Millina, che va a protestare con l'arbitro. Il possesso sarà affidato alla Golden Gas in Senigallia. Caverni in cabina di regia. Caverni palleggia, cerca spazio, si butta dentro nel traffico, arresto, tiro di Michi Caverni ed è una garanzia. Due punti per Caverni. Senigallia è a più 9, sta costruendo un margine più che interessante la formazione allenata da coach Alessandro Valli. E adesso ancora Di Giulio Maria dall'altra parte, si muove benissimo, bravo, bravo davvero Di Giulio Maria, non è un caso un appoggio così di talento, una fortuna relativa perché si è mosso benissimo il numero 10 in maglia rossa. Bravo davvero Cristian Di Giulio Maria. Intanto c'è Gnaccarini che se la sente però non riesce, poi c'è un fallo fischiato da Pierantoni, terzo fallo di Pierantoni, e questo è un dato abbastanza grave, terzo fallo anche per il capitano. I due lunghi della Golden Gas sono gravati rispettivamente da 3 e 4 falli, ovviamente parlo di Pierantoni e di Marinelli, ed è un bel problema soprattutto se dall'altra parte i lunghi si chiamano Di Giulio Maria e Giovanni Fattori.
fa sentire il pubblico di casa a sostenere i ragazzi di allenati dal coach Alessandro Valli. Ora Montuori, Caverni lo segue, pallone dentro per Fattori, Maddaloni cerca di controllare Fattori, c'è un mismatch, poi bravissimo Maddaloni che gli scippa il pallone, gran giocata difensiva di Sergio Maddaloni, che sta vivendo un momento di forma davvero importante, il numero 11 senigallese. Maddaloni, Pierantoni cerca spazio, fuori ancora per Maddaloni che pensa al tiro da tre punti, palleggia, 8 secondi a disposizione, Maddaloni nel traffico, cambia tutto per Gnaccarini, Gnaccarini si butta dentro, arresto, tiro di Gnaccarini e non va. Poi l'ultimo tocco è di Pierantoni, ultimo tocco di Pierantoni, possesso quindi nelle mani del Basket Campli. Peccato, una buona occasione Senigallia, un extra pass andato in fumo dopo il bel intervento difensivo di Maddaloni, poi c'è la bomba di Montuori, tripla per lui. Gnaccarini in palleggio, ha ricucito il gap di svantaggio. Campli, meno 4 ora, dal meno 9 di qualche minuto fa. Ora Gnaccarini, Catalani dentro per Pierantoni e qui il fallo è netto, lo ha commesso, vediamo, Serroni, numero 17 Serroni, fuori di Giulio Maria, dentro Petrazzuoli, fuori Duranti, entra Bottioni. Spazio per la Golden Gas con Catalani da tre punti che non va. Peccato, era una buona occasione. Altro possesso affidato al Basket Campli con Serroni. Fattori spara da tre punti, Fattori va da tre punti e time out richiesto da coach Alessandro Valli. Sospensione richiesta dalla Golden Girls. In un amen Campli è rientrata in partita, Senigallia ha vanificato questo bel vantaggio che si era conquistata passo dopo passo all'inizio del terzo quarto. Poi la situazione falli sicuramente non agevole per i ragazzi di coach Valli con i due lunghi, e ciò la dice lunga su dove si sta giocando forte in questa partita, proprio sotto canestro. Sono gravati da 3 e 4 falli, 3 per Pierantoni, 4 per Marinelli, e ovviamente una maggiore facilità al tiro per Campli, lasciata a determinati giocatori come Fattori e Montuori, lascia spazio a una rimonta che si è concretizzata qualche istante fa con il tiro da tre punti segnato da Giovanni Fattori. Ora la rimessa è affidata alla Golden Gas, che comunque mantiene un punto di vantaggio. Tutti e tre, diciamo, i playmaker sono in campo, Maddaloni, Caverni e Gnaccarini. La regia viene affidata a Michele Caverni, che cerca un compagno, arriva Maddaloni, Serroni prova a rubargli il pallone. Ora c'è Catalani, che comunque sta dando minuti importanti nonostante non sia al meglio. I Fattori anticipa il pallone diretto a Caverni. Bottioni, ancora Fattori, spara da tre punti e la mette, una sentenza. Gio Fattori, contro sorpasso, a più due per la formazione abruzzese. Ancora Fattori, Gnaccarini, Maddaloni riceve, Pierantoni porta il blocco, Maddaloni nel traffico si butta dentro, bello il passaggio per Caverni, Caverni ancora lui, e poi c'è il fallo. Il tiro di Caverni va a bersaglio, ma era già stato fischiato un fallo in precedenza, quindi nulla di fatto. Fallo del numero 4 Montuori. Il fallo di Montuori. Primo fallo per lui. Lascia dei blocchi Gnaccarini che riceve e controlla Bottioni. Gnaccarini, spazio per Catalani, Maddaloni. Maddaloni, possesso nelle mani di Campli. Attenzione ai falli, soprattutto i tecnici.
Possesso comunque affidato al Basket Campli, che può ora incrementare a 2 minuti e 15 dalla fine del terzo quarto il proprio vantaggio. Senigallia deve rimanere attaccata a questa sfida il più possibile. Ora ancora Fattori da 3, questa volta non va, ma il rimbalzo è di Bottioni. Poi c'è Pierantoni che rischia tantissimo, comunque riesce ad ostacolare l'avversario senza commettere fallo. Poi c'è il no look bellissimo di Bottioni. Montuori allarga per Onorio Petrazzuoli che spara da 3 punti. Bella tripla di Petrazzuoli. Maddaloni nel traffico e c'è il fallo di Montuori. Intanto è pronto sul cubo dei cambi Cristian Gino Maria. Campi non solo ha recuperato, si è portata a più 5. Fuori Montuori, dentro lungo Cristian Giulio Maria. Caverni pronto a battere questa rimessa. Pallone per Gnaccherini che in qualche modo riesce a controllarlo. Gnaccherini, ancora lui dentro per Pierantoni. Scambiano i due, Gnaccherini nel traffico, perde il controllo. Mancano 9 secondi alla fine di questa azione. Gnaccherini si butta dentro, bello il cambio per Caverni. Arresto, tiro di Caverni e va Michele Caverni. 2 punti per lui. Meno 3 Senigallia, 1 minuto e 20 da giocare ancora in questo terzo periodo di gioco. Bottioni, Serroni, Giulio Maria e c'è il fallo di Catalani che si abbatte su Cristian di Giulio Maria. Si chiediscono i due, gesto di sportività. Quindi 2 tiri liberi per Cristian di Giulio Maria. Mette il primo di Giulio Maria. Due su due, una sentenza, precisissimo, dalla linea della carità, Cristian Giulio Maria. Altri 2 punti a referto per il lungo abruzzese. Ora Maddaloni, punto per Pierantoni, allarga tutto per Gnaccherini. Catalani spara da 3 punti, va! Catalani! Bravissimo Nicola Catalani a sfruttare l'occasione. Senigallia torna a meno 2, ora di Giulio Maria, ancora lui nel traffico, poi perde il pallone, Gnaccherini glielo ruba, cerca il contropiede Senigallia con Caverni e poi il fallo, no, infrazione di passi di Caverni, infrazione di passi, peccato, era una bella occasione, sembrava avesse commesso fallo Bottioni da questa posizione, vista anche l'immediatezza del fischio arbitrale. Caverni in corsa evidentemente ha commesso infrazione di passi, non ci sono polemiche, quindi meglio così. Si riprende a giocare ora con il possesso affidato nelle mani della formazione di coach Milina. Tanto qui c'è un altro errore di Giulio Maria che sbaglia, si lascia scippare il pallone, secondo errore consecutivo per lui. Gnaccherini si perde un attimo, poi cerca l'arresto del tiro, non va e poi il fallo di Gnaccherini. Peccato, un'altra transizione offensiva gestita piuttosto male. Primo fallo del numero 7 di Gnaccherini. 18 secondi ancora, peccato perché Senigallia poteva tranquillamente pareggiare. Tanto fuori Gnaccherini, dentro Pasquinelli, invece con un altro giro lunetta per Di Giulio Maria, Campli può allungare ulteriormente, vediamo. Con qualche patema mette il primo, più 3 per Campli. Ma sbaglia il secondo e 18 secondi, Senigallia ha un possesso, ovviamente non pieno, per cercare di accorciare, se non addirittura pareggiare il conto. Ora Caverni, in possesso, Caverni, lo scarico di Caverni, poi c'è il fischio arbitrale, vediamo. Il fallo 17 è di Serroni, il fallo di Serroni, terzo fallo per lui, quindi Caverni in lunetta. Sbaglia il primo, peccato.
mette il secondo, 1-2 per lui. Ora pochi secondi a disposizione per Campli, che con Bottioni, bellissima la giocata di Bottioni, bravo davvero. Caverni ci riprova, ma ovviamente non può fare in tempo. Finisce qui il terzo periodo di gioco con la Golden Gas sotto di 2 punti, un buon margine di vantaggio che è stato vanificato, quindi Senigallia 61, Campli 63. Con voi, pronto. Tutto è pronto per l'ultimo decisivo quarto di gioco tra Golden Gas Senigallia e Basket Campli. Un'altra battuta rapidissima del nostro ospite Andrea Pongetti, il giornalista di Senigallia Notizie e del resto del Carlino. L'ultimo quarto che ci attende sarà sicuramente decisivo e speriamo anche entusiasmante. Sì, direi il terzo quarto è stato decisamente entusiasmante per il pubblico, ma a double face, una Golden Gas eccezionale direi nei primi 5 minuti, capace di volare a più 9 e poi un parziale di 14-0 per Campli, firmato in gran parte da un eccellente Fattori, ha ribaltato temporaneamente la contesa, ma sul 61-63 mentre sta per iniziare il quarto e ultimo periodo direi che la partita è ancora apertissima. Problemi di falli in casa Golden Gas, considerato la panchina piuttosto corta per via dei problemi fisici che dicevo prima. 3 falli per Pierantoni, 4 per Marinelli, sono i 2 lunghi titolari della formazione senegalese. Grazie ancora Andrea, in effetti sì, Gio Fattori, come era stato anche detto in settimana ai canali di Se ne Sparla da parte di Micio Pasquinelli, è l'uomo chiave di questa formazione e lo ha dimostrato completando un parziale di 14-0 davvero incredibile. Ma il talento assolutamente non manca a questa squadra e ora ci si gioca tutto negli ultimi 10 minuti di gara. Senigallia in possesso con Michele Caverni, Pasquinelli riceve, arresto, tiro di Pasquinelli e la mette! Che tripla del Micio! Va! Controsorpasso Senigallia. Ora Petrazzuoli, attenzione Caverni che forse aveva commesso fallo, ne commette 2 di falli e ovviamente il tiro non c'è. Non è valido perché è stato effettuato dopo il fischio arbitrale, ma forse c'era anche un fallo in precedenza su Petrazzuoli da parte di Caverni. Gli arbitri hanno qualcosa da ridire alla panchina senigalliese. È importante mantenere i nervi saldi fino a questo momento, più o meno diciamo entrambe le parti ci sono riuscite. L'ultimo quarto ovviamente è decisivo, quindi speriamo che tutto scorra nei binari della regolarità. Ora ancora Di Giulio Maria che riceve contro Pierantoni, bravo Pierantoni, bellissimo però anche lo scarico di Di Giulio Maria che serve Bottioni e fa qualcosa di veramente meraviglioso, bravo davvero. Ora Caverni in possesso, Caverni si arresta, poi c'è il pallone per Pierantoni che spara dalla lunga distanza, gli si fa incontro Di Giulio Maria, l'ultimo tocco è di un giocatore di Campli e quando arriva Di Giulio Maria in corsa si oscura la vallata. Pierantoni è riuscito comunque a far partire un tiro da 3 punti, il possesso rimane nelle mani dei padroni di casa, l'ultimo tocco è stato di Serroni probabilmente. Ora vediamo, pallone recapitato a Maddaloni, fuori dai 6-75. Ancora Catalani, spara da 3 punti, Nico Catalani, e la mette, tripla di Catalani! Piedi per terra per lui, realizza la seconda bomba di giornata. Ora Fattori, un altro che ne sa qualcosa del tiro da 3 punti. Di Giulio Maria ha spazio, lo prende lui il tiro da 3, però sbaglia, Pierantoni a rimbalzo. Maddaloni, Senigallia avanti di 2, è importante ottimizzare questo possesso. Maddaloni nel traffico, viene raddoppiato, cerca Pasquinelli, ora Catalani se la sente Catalani, non va, il rimbalzo è di Onorio Petrazzuoli. Ora Bottioni, bellissima virata di Bottioni, c'è il fallo di Caverni, netto, sì, abbastanza evidente. Complimenti comunque a Bottioni che ha fatto una virata in corsa davvero splendida, il talentuoso numero 6 della formazione di coach Millina. Tanto fuori Caverni che ha bisogno di riposo e non da ultimo ha 3 falli a carico, dentro Gnaccarini. Rimessa in attacco per la formazione ospite con Petrazzuoli pronto a rimettere in gioco questo pallone. Ci fa vedere Bottioni, Di Giulio Maria, scambio in 2, ancora Petrazzuoli, palleggia Bottioni,
dentro per Giulio Maria, il faro di questa formazione. Poi si muove benissimo Giulio Maria, succede un po' di tutto sotto canestro, in qualche modo il possesso viene mantenuto dalla Golden Gas, ha chiesto un po' troppo a se stesso di Giulio Maria in questa circostanza. Ora Pasquinelli carica il tiro da tre, arresta il tiro dall'angolo, bomba! Ora Fattori, attenzione a Fattori, attenzione a Fattori. Bottioni, possesso di Bottioni, palleggia, chiede ai compagni. Serroni dentro per Di Giulio Maria, abbattuto letteralmente da Pasquinelli, fallonetto. Attenzione anche a non commettere falli antisportivi, perché Di Giulio Maria è sì il perno d'attacco, ma è anche una calamita nella, grazie alla sua bravura e alla sua capacità di prendere falli. Pasquinelli, primo fallo, terzo di squadra. Il terzo fallo. Possesso ora affidato in attacco alla compagine ospite, Serroni, giocatore temibilissimo che anche se oggi in attacco non ha portato un contributo, il suo solito devastante contributo in attacco, perché è un giocatore dal talento, tanto la tripla di Pasquinelli non va, veramente eccezionale, dall'atletismo eccezionale, ne sappiamo qualcosa quando giocava con la casacca di Osimo e di Vasto. Può accendersi in qualunque momento, quindi attenzione anche a questo giocatore. Fattori. Fattori fa un'altra cosa stupenda. Tante frecce nell'arco di coach Millina. Maddaloni. Maddaloni sfida al palleggio Fattori. Poi Pierantoni è chiuso, non ha spazio per tirare da tre punti, quindi va da Catalani. Maddaloni. Maddaloni spara dalla lunga, non va. Rimbalzo lungo a Serroni. Bravo a prendere posizione con il corpo e a liberarsi facilmente di Pasquinelli. Ora Petrazzuoli dall'altra parte per Bottioni, che finta il tiro, c'è Petrazzuoli, preferisce andare da Di Giulio Maria. Di Giulio Maria, bello il taglio dentro per Bottioni, e poi c'è il fallo di Sergio Maddaloni, e il primo fallo per Maddaloni. Primo fallo del numero 11. Ma ancora una volta illumina Di Giulio Maria dall'alto dei suoi 210 centimetri, bellissima la giocata. E ora due tiri liberi per il numero 6 della compagine allenata da coach Piero Millina, Riccardo Bottioni. Mette il primo. Sbaglia il secondo, ma il rimbalzo di Fattori che poi si perde. Possesso Senigallia, possesso Senigallia comunque. C'è un cambio, esce Maddaloni, dentro Caverni. Bottioni non è d'accordo, onestamente da questa posizione sembrava che l'ultimo tocco fosse stato di un giocatore della Golden Gas Senigallia, quantomeno di Catalani che ha provato a recuperarla, e quindi forse Bottioni tutti i torti non ce li ha e fa bene forse a protestare, perché l'ultimo tocco probabilmente era di un giocatore di Senigallia. Ora c'è Niaccarini, Catalani si fa vedere, scarica per Caverni che spara dalla lunga distanza, ma non va, il rimbalzo lungo è di, vediamo un po' cosa fischiano gli arbitri, il possesso di Senigallia, l'ultimo ad aver toccato è stato il numero 14 Giovanni Fattori, che ha preceduto Mirko Pierantoni. Ora 6-23, Senigallia avanti di due lunghezze ancora. Riceve Niaccarini, fuori per Pierantoni che alza la parabola, tiro improbabile, forzato di Giulio Maria, prende un rimbalzo facile, poi innesca subito Riccardo Bottioni che palleggia, si butta dentro, bello lo scarico per Serroni da tre, non va, poi c'è il fallo di Duranti, in entrata Duranti che spinge in maniera abbastanza vistosa Catalani. Per Bruno Duranti è il secondo fallo della sua partita, il giocatore abbastanza silenzioso ma molto molto importante, ha contribuito in attacco con un parziale di 4-0 nel terzo quarto, è un giocatore prezioso nelle rotazioni di coach Millina, molto atletico, molto importante sicuramente. Qui c'è Pierantoni che cerca Pasquinelli, ancora Caverni, riceve, spara da tre punti, Michele Caverni, piedi per terra, tripla di Caverni, Senigallia torna più 5 e siamo quasi a metà dell'ultimo quarto di gioco.
Ora Fattori, spalla canestro. Catalani prova a controllarlo, si muove benissimo Fattori, poi la sfortuna, perché di questo si tratta. Gli dice no. Bravissimo Fattori, ha un'eleganza nei movimenti questo giocatore, è davvero incredibile. Bravissimo Gio Fattori. Poi qui un pallone abbastanza complicato, Catalani non sa bene come disfarsene. Arresto, tiro di Caverni, è lunghissima. Un tocco comunque di Pierantoni c'è sempre. Pasquinelli controlla e si ricomincia con 12 secondi a disposizione. Gnaccarini in cambio di regia. Pierantoni spara da tre punti. È una legnata. Possesso regalato in questa circostanza a Campli. Bello lo scambio, bottino di Giulio Maria, bravissimi, bravissimi. E poi l'ultimo tocco è di Giulio Maria. Bravissimi davvero, l'asse Bottioni. Sospensione richiesta dal nuovo Campli. Di Giulio Maria. E sospensione richiesta da coach Millina. Comunque ragazzi, c'è da dire che di Giulio Maria, nonostante gli anni che passano, è davvero uno spettacolo. Sembra veramente un playmaker nel pitturato, nell'eleganza, nel gestire certi palloni, di innescare gli compagni, scusate, e mandare fuori giri inevitabilmente gli avversari. Fuori dal comune, non è un giocatore che in Serie B si vede tutti i giorni, un giocatore di questo livello. Complimenti davvero a Cristian Di Giulio Maria, ma anche alla società di Campli, che lo ha riportato in Serie B in Abruzzo, e tutti gli amanti delle minors possono ammirare un giocatore di questo livello in questo girone D. ...4.54... Golden Gas 73, Campli 68. Andiamo un rapido sguardo alla situazione falli, che in casa Golden Gas è abbastanza equilibrato per almeno tre quarti della squadra. Se poi si guarda la situazione lunghi, Marinelli ne ha 4, Pierantoni ne ha 3, ed il numero 12, Michele Caverni, neanche lui 3. Dall'altra parte 3 falli per Bottioni e 3 falli per Serroni, 2 per Montuori, 2 per il numero 13 Petrazzuoli. Ora ancora Senigalli in avanti, bella questa giocata, attenzione però a Caverni, che il tiro è fuori, non va, non è partito benissimo questo tiro da 3 punti. Ora Fattori che scarica su Petrucci. Petrucci palleggia, cerca l'assistenza di un compagno, va dentro da Fattori. Fattori taglia per Duranti, spara da tre punti. Duranti gira la palla tantissimo, in qualche modo il controllo è comunque nelle mani di Campli. Bravissimo Fattori ad avventarsi sul pallone, a precedere Catalani. Ora c'è il numero 6 Bottioni, palleggio di Bottioni contro Caverni, dentro per Di Giulio Maria, di Giulio, bellissima virata. E poi c'è, vediamo, un fallo probabilmente di Pierantoni. 4, sì, il fallo di Pierantoni. Il fallo di Pierantoni. Tanto dentro Marinelli, fuori Catalani. 4-10 da giocare e la situazione falli per quanto riguarda il pacchetto lunghi è a dir poco drammatica per la Golden Gas. 4 falli per Marinelli e 4 per Pierantoni, entrambi in campo. Tanto esce Di Giulio Maria, così sembra. Ci dovrebbe essere Petrazzuoli sul cubo dei cambi, vediamo chi gli lascerà il posto. Probabilmente Di Giulio Maria, dopo aver tirato i liberi a sua disposizione. Realizza il primo. Realizza anche il secondo, 2 su 2. Ed è proprio Cristian Di Giulio Maria a lasciare il posto a Onorio Petrazzuoli. Possesso ora per Gnaccarini, meno 3 Campli. Gnaccarini sfida dal palleggio Duranti, che cerca di infastidirlo. Arriva Pasquinelli e c'è il fallo di Petrucci, che protesta, poi si controlla, ha paura di prendere il tecnico. È stato abbastanza lucido a controllarsi David Petrucci. Scena abbastanza simpatica da parte del numero 16 in maglia rossa. Possesso Semigallia ora con Gnaccarini, innanzi al blocco portato da Pasquinelli. Gnaccarini nel traffico, Gnaccarini
cerca un compagno, continua a palleggiare, perde l'equilibrio, lo ritrova Gnaccarini nel traffico, poi perde il controllo, ha palleggiato troppo, contropiede ora per Campli con Bottioni, che cambia tutto per Onorio Petrazzuoli, perde anche lui un attimo il controllo, l'ultimo tocco è di un giocatore di Campli, è di un giocatore di Campli, è andato fuori per Antoni dentro Maddaloni. Anche in questa circostanza gli arbitri, almeno da questa posizione, sembrano aver visto decisamente male, perché l'ultimo ad aver toccato è stato Gnaccarini e giustamente Petrazzuoli si è lamentato, ma l'arbitro evidentemente non ha visto, comunque deve aver equivocato, era l'ultimo tocco di Petrazzuoli, di Gnaccarini scusate. Ora Maddaloni, arresto il tiro di Maddaloni che in allontanamento a canestro, poi tap out di Marinelli, bravo Duranti a chiudere questa azione. Ottima visione di gioco, difensiva sicuramente per Bruno Duranti, bravo in questa circostanza. Ora riceve Maddaloni, cerca il taglio di un compagno, Gnaccarini ancora lui, palleggia, va da Caverni, Gnaccarini nel traffico, si butta dentro, alza il pallone, Gnaccarini! Gran giocata di Marco, 3 minuti alla fine di questa gara bellissima ed estremamente equilibrata. Bottioni si butta dentro nel traffico e poi c'è il fallo commesso da Gnaccarini, il numero 7, sì, è il secondo fallo per Marco Gnaccarini, fallo del numero 7 Gnaccarini, secondo 5 Senigallia, Bottioni in lunetta. Mette il primo Bottioni. Sbaglia il secondo. Rimbalzo lungo di Maddaloni. Caverni. Palleggia sopra la metà campo Michele. Poi ferma il palleggio. Dentro per Marinelli. Marinelli, Maddaloni. Bella la finta di Sergio. Maddaloni si porta a tirare da 3 punti. Non va. Rimbalzo lungo di Maddaloni, ancora lui si avventa, Maddaloni, Pasquinelli nel traffico, Micio Pasquinelli ci prova, si butta dentro, Pasquinelli, serie di finte, poi alza la parabola, non va, Marinelli lotta come un leone, rimbalzo come un leone, ora Caverni si butta dentro, Michele Caverni deve allargare per Pasquinelli, alza il tiro a fil di serina, non tocca neanche il ferro, possesso nelle mani di Campli, e dall'altra parte Fattori, Petrazzuoli, si butta dentro Petrazzuoli, sbaglia, Marinelli rimbalzo, ora Gnaccarini controlla, 1 minuto 56, Senigallia avanti di 4 lunghezze, 75-71 sul basket Campli, Gnaccarini la prende con calma, Petrucci lo controlla, Gnaccarini, buona la difesa di Petrucci, arriva il blocco di Marinelli, poi il taglio per Pasquinelli, dall'altra parte per Caverni, ora Gnaccarini, Maddaloni, una serie di finte, arresto, tiro di Maddaloni, non va, è cortissimo, e poi c'è il fallo di Pasquinelli che arriva molto irruento su Bottioni. Qui Senigallia l'ha portata troppo per le lunghe, c'era modo, margine per tirare un po' prima, quello sicuramente. Tanto rientra di Giulio Maria, fuori Duranti. Ma che partita, queste saranno due protagoniste fino alla fine, queste due squadre di questo girone D. Campli occupa attualmente la seconda posizione a quota 18, Senigallia segue a 12. Bottioni sbaglia il primo, mette il secondo, entra Montuori ed esce proprio il numero 6 Bottioni, cambio in cabina di regia per coach Millina. Bottioni tra il numero 4 Montuori, più 3 Senigallia, ora cambio per Bobo Campi, tanto dovrebbe rientrare anche Serroni, esce fuori Petrucci, Petrucci tra il numero 17 Serroni. Thank you.
cabina di regia c'è Michele Caverni. Palleggia Caverni, Montuori lo controlla. Gliaccarini, si fa incontro Gliaccarini, ancora lui, possesso in mano a il playmaker di Pesaro, poi cade, in qualche modo controlla e poi finiscono i 24 secondi. Forse c'era un fallo di Di Giulio Maria. E ora il pallone è nelle mani di Campli. Arringa il pubblico Micio Pasquinelli. Montuori, Fattori, attenzione da tre punti, Fattori è lunga, non va. Possesso Senigallia. Caverni, 56 secondi, più 3 Senigallia. Mamma mia, un minuto interminabile. Bisogna giocare con il cronometro. Caverni pensa al tiro, poi dentro per Marinelli. Che giocata! Marinelli! E sospensione richiesta da Campli. Che giocata! Ancora una volta Michele Caverni a imbeccare Marinelli. 77-72, 45 secondi. E si scalda il pubblico senigalliese. Si scalda e come? In settimana ai microfoni di Se ne sparla lo aveva detto Micio Pasquinelli: venite al palazzetto, nonostante il Natale sia alle porte, vi faremo divertire. E al di là del risultato finale, è certo, queste due squadre a cui vanno tutti i nostri complimenti ci hanno fatto divertire come oggi. Ricordiamo che la telecronaca è di Nicolò Scocchera, grazie alla collaborazione preziosissima di Enrico Donofrio per le riprese. Ricordiamo che domani gli highlights di questa bellissima sfida saranno visibili sul canale di Se ne sparla. Possesso ora in attacco affidato alla compagine abruzzese. Montuori controlla, Caverni cerca di farsi incontro, arriva Serroni, arrasto tiro di Serroni, non va, fa scorrere 36 secondi, non bisogna ancora cantare vittoria, ma il coro Golden Gas è già partito. Arriva Pierantoni, rischia di perdere il pallone, in qualche modo se ne liberano i giocatori della Golden Gas. Arriva il fallo di Serroni, ovviamente sistematico su Pasquinelli. 27 secondi, vai Micio. Terzo fallo di squadra. Tutto dentro Maddaloni, fuori Pasquinelli, a cui vanno tutti gli applausi del mondo a questo ragazzo. È cresciuto tantissimo Micio Pasquinelli. Fallo su Gliaccarini. Quinto fallo di Serroni, che per fortuna della Golden Gas oggi non ha fatto la partita che tutti temevamo in fase realizzativa, ma sul suo talento c'è poco da discutere. Attenzione che intanto riceve Pierantoni, bello il taglio per Marinelli, forse poteva anche andare a canestro. Ora c'è a 20 secondi dalla fine Gliaccarini, e questo è un altro fallo. Terzo fallo di Petrozzuoli. Interminabile questa partita. Gliaccarini in lunetta. Si concentra, mette il primo Marco Gliaccarini, più 6 Senigallia. È importantissimo questo secondo tiro. Non va il rimbalzo, comunque rimane per un attimo nelle mani di Senigallia. Ora c'è Montuori in contropiede dall'altra parte, riceve Petrazzuoli, non va a tirare da tre, c'è Petrucci. Bellissima giocata di Petrucci, spalla canestro. Ora riceve Pierantoni, fallo di Giulio Maria. 7 secondi, più 4 Senigallia.
Giorgio Malia, secondo fallo. Vai capitano! Pierantoni in lunetta per mettere il sigillo finale. Vai capitano. Sbaglia il primo. Non è ancora detta però. Un altro tiro libero a disposizione. Sbaglia, 0 su 2. Ora Montuori, attenzione ai falli. Petrazzuoli spara dalla lunga. Non va. Rimbalzo. E finisce! Senigallia vince! È la seconda impresa nell'arco di una settimana. Battuta anche Campli. Con una panchina cortissima, Senigallia vince con il punteggio finale di 78-74 al termine di una partita bellissima ed emozionante. Senigallia vince la terza partita consecutiva dopo Valmontone, Ancona e oggi in casa contro Campli. Il ragazzino, 400 partite, 20 punti. 20 punti per il capitano e i nostri complimenti per questa 400esima presenza. Complimenti ovviamente anche a Campli, che non è in cima alla classifica per caso. Finisce qui dal Palapanzini veramente tutto. Lasciamo parlare le immagini e la gioia di questo palazzetto, di questi ragazzi. Dal Palapanzini di Senigallia vi salutiamo e l'appuntamento sarà alla prossima partita casalinga contro Mola di Bari. Da Nicolò Scocchera, Enrico D'Onofrio è veramente tutto, a risentirci, a presto e forza Golden Gas.